Ultima edizione di Stadio News in studio Riccardo Gatto. A 2 giorni dalla sfida contro il Palma, il Palermo ha proseguito ieri pomeriggio a bocca di palco gli allenamenti in vista della partita contro gli emiliani. La squadra di Iachini ha provato schemi e situazioni di gioco, chiudendo con una partita finale in campo ridotto. Edgar, Barreto ed Emerson hanno svolto attività di riatletizzazione e si sono sottoposti alle cure dei fisioterapisti, terapie anche per Michel Morganella. Intervistato dal sito ufficiale della FIFA, l'attaccante del Palermo, Paulo Dybala, torna nuovamente sulla scelta fatta 3 anni fa quando ha deciso di accettare la maglia rosanero. Venire a Palermo non è stato facile, ha spiegato l'attaccante argentino, perché mi sono trovato alle prese con una nuova lingua e nuove abitudini. Ci sono grandi differenze con la mia città natale in Argentina, con una città come questa. Avevo anche una certa pressione perché vi erano degli scetticismi quando arrivai a Palermo, perché molti si chiedevano se davvero valessi i 12 milioni spesi dal club per il mio cartellino. Sono contento di aver messo a tacere tutti gli scetticismi. Se adesso si parla di me così tanto è perché sto facendo le cose per bene. Il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, fa così il punto della situazione su quello che sarà il futuro di Paulo Dybala. Anche il Napoli si è mosso per l'argentino. È vero, conferma Zamparini. De Laurentiis si è mosso personalmente e molto probabilmente anche senza la Champions League migliorerà la squadra. Il presidente del Napoli mi ha contattato, ci vedremo a breve, ma ci lega comunque una stima reciproca e un'amicizia infinita. È chiaro che i rapporti che ho con Aurelio sono particolari e spero che possa prendere Dybala, perché per me è il nuovo Messi. Franco Ceravolo, ex direttore sportivo del Palermo, ha parlato così di Ivailo Cioce, arrivato durante la sua gestione in rosanero. La trattativa per il ragazzo è stata chiusa di notte, Cioce però non è costato molto ed ha un ingaggio abbastanza basso, è sicuramente un giocatore di prospettiva. Come da comunicato numero 186 della Lega Serie A, il Palermo disputerà la sfida esterna di sabato 2 maggio contro il Sassuolo, valida per la 34esima giornata del campionato di Serie A, alle ore 20:45. L'organismo organizzatore del campionato aveva infatti deliberato l'inizio posticipato della partita fra rosanero e neroverdi in caso di qualificazione alla semifinale di UEFA Champions League da parte della Juventus, che invece sfiderà alle ore 18 la Sampdoria alla Ferraris, e in caso di primo impegno europeo in data martedì 5 maggio per i bianconeri, che affronteranno il Real Madrid proprio in quella data allo Juventus Stadium. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.